Seconda parte di questa nostra puntata, abbiamo visto le immagini prima del derby di ieri, adesso ascoltiamo le dichiarazioni in sala stampa, perché in fondo è stato anche il derby post partita tra i due tecnici che hanno spiegato insomma come hanno giocato le rispettive squadre. Cominciamo da mister Cornacchini e poi ascolteremo anche il mister della Recanatese Daniele Amaulo. Complimenti anche a Ancona che ha dimostrato anche personalità, soprattutto personalità nelle difficoltà, riesce sempre a uscire fuori da queste situazioni. Abbiamo trovato, ripeto, una squadra secondo me in salute, dal punto di vista fisico assolutamente stanno molto bene, mi sembra, perché io pensavo che non potessero pressare tutta la partita in questa maniera, quindi invece l'hanno fatto, quindi qualche difficoltà l'abbiamo trovata, però mi sembra che Lori non abbia mai parato, noi abbiamo avuto due occasioni, abbiamo avute altre per poter chiudere la partita, mi sembra che insomma, il risultato sia il risultato giusto, contro una squadra che sta bene, che è una buona squadra, allenata bene, quindi molto difficile da affrontare. Sei d'accordo sul fatto che però si è costruito un poco, soprattutto nel secondo tempo? È una partita dove bisogna giocare assolutamente sulle seconde palle. Quando non hai un palleggiatore come Mattia Biso in mezzo al campo devi cambiare modo di giocare, quindi abbiamo provato a uscire da dietro ma avevamo delle difficoltà e mi sembrava giusto cambiare modo di giocare. La squadra ha fatto bene quello che doveva fare, siamo arrivati subito là davanti, quindi quando la palla arriva davanti ai giocatori che nell'uno contro uno sono forti, quindi riescono a saltare con facilità gli uomini, ma questo è un modo di giocare lo stesso, se ti manca un palleggiatore in mezzo a campo, se hai un palleggiatore le giocate sono diverse. Che magari potrebbe anche arrivare adesso, da domani in poi sul mercato. Non lo so. Abbiamo Mattia adesso, mi auguro che possa recuperare da domenica, vediamo. Adesso da martedì dovrebbe rientrare nel gruppo e allenarsi con noi, quindi speriamo di poterlo riavere a disposizione. Se giochi 4-3-3 hai meno campo da coprire, se giochi 4-4-2 o 4-2-3-1 come lo vuoi chiamare, devi correre un po' di più. E quindi vai a levare un pochettino di energia a giocatori che hanno qualità, ma questo è un adattarsi alla situazione, mi sembra che sia andata bene. Io dicevo che probabilmente Degano poteva fare la differenza perché giocando dietro la prima punta e giocando dietro le spalle dei due centrocampisti centrali poteva fare male, mi sembra che sia stato così, insomma. Allora, due considerazioni che girerei a Bondi. La prima è se effettivamente quanto manca Biso a questa Ancona, la qualità di Biso a questa Ancona e la presenza, diciamo, più carismatica di Biso nello spogliatoio. No, sì, sicuramente manca tantissimo. Cioè, giocatore che ti dà tempi di gioco, un giocatore che si fa dare la palla, che non la togli mai la palla dai piedi. Sembra lento, ma non è, perché poi è veloce di testa. È un giocatore che manca tantissimo alla nostra squadra, perché è quello che è dove partono tutte le giocate, no? Abbiamo. Magari può giocare un altro in quel ruolo, c'ha altre caratteristiche, no? Ma non quelle che ce l'ha lui. Quindi speriamo che rientri già questa settimana, che per noi sarà proprio, cioè, è molto molto importante per noi. Poi la figura sua è, quando c'è lui in campo sappiamo che siamo ancora più forti, quindi quando c'è lui c'è più consapevolezza, trasmette a tutti noi quello, il suo carisma, la sua esperienza, quindi sicuramente è un giocatore che per noi è molto importante. O almeno quanto ci ha confermato anche mister Cornacchini ieri, come abbiamo ascoltato in queste parole, dovrebbe tornare a disposizione da domenica per la partita in casa con l'Isernia. La seconda considerazione con Bondi è, il mister ha detto per gli esterni i due moduli comportano insomma anche un modo di giocare diverso, con il 4-3-3 si copre meno campo, con il 4-2-3-1 o 4-4-2 se ne copre di più, per cui alla fine un po' di stanchezza arriva anche per voi che giocate larghi. Parlo di te, di Sivilla, che forse ieri avete avuto una giornata meno brillante del solito. Non so se Il abbiamo avuto. mio giornata è stata bellissima, no? Compreso il gol, Fatto sicuramente. un bel gol, Compreso il gol, 2-0. sicuramente. No, sicuramente, cioè, si copre è questione di 20-30 metri in più, 20-30 metri in meno, però alle volte è più una questione di testa che di gambe. Cioè, se tu hai la testa, cioè, sei concentrato a fare le cose, poi le fai. 20 metri in più, 20 metri in meno. Poi Cambia poco. se c'è dei giocatori in panchina che ti entrano come Umberto Cazzola e Morbidelli, Degano quando va in panchina perché ha giocato, ha voglia a correre, perché sai che quello che entra è altrettanto forte, quindi puoi fare, cioè, dare il 100%. Certo. Allora, da Cornacchini passiamo ad Amaulo, ascoltiamo anche le parole del mister della Recanatese.
Una seconda frazione dove abbiamo messo l'ancora entro metà campo con buone geometrie e palla a terra, ci siamo avvicinati con facilità all'area di rigore e in paio circostanze abbiamo sfiorato il gol del pareggio. Poi su una ripartenza c'è stata la giocata di Bondi che ha chiuso la gara, però la prestazione della squadra è stata più che ottima e bene, bene, la sconfitta l'accettiamo, però sono contento della prestazione della squadra. È chiaro, abbiamo preparato la partita in un certo modo e poi una volta in svantaggio abbiamo avuto un atteggiamento diverso con un'altra tipologia di gioco che abbiamo messo in pratica con buone finalità. Ecco, peccato che è mancata la segnatura che ci avrebbe permesso, ecco, di portare via il pareggio, che penso che nessuno avrebbe meritato niente, ecco, di scandaloso. Sicuramente la regatese è cresciuta molto, ha tenuto i ritmi altissimi, ha imposto il suo ritmo e l'Ancona un po' qualcosina aveva speso e ha subito e penso anche la forza e l'aggressività della regatese. Allora, in tre partite, due vittorie e una sconfitta, non ha avuto neanche un calendario facile a Mauro da quando siede sulla panchina della Recanatese. Mister Trellini, questo è un tecnico di categoria, nel senso che, come lei ha detto, molto difficile da affrontare perché sa come chiudere gli spazi. Forse un Guidolin della Serie D. Che conosca questa categoria da diversi anni che la sta facendo, quindi l'anno scorso gli ultimi due anni ha fatto molto bene a Iesi. È uno che sa anche prendere subito le squadre in corsa, adattarle subito alle sue idee, quindi è un attore di categoria che sta facendo bene e sicuramente porterà, come dicevamo prima a microfoni spenti, la Recanatese a posizioni sicuramente più consone anche al valore dei propri giocatori, perché comunque parlavamo prima con Raff, davanti hanno due giocatori fisicamente importanti, un palleggiatore in mezzo al campo come Ciani, che comunque è un buon giocatore, anche se tra parentesi, non so se ritornerà a Termoli. Chiusa parentesi. No, Daniele sa il fatto suo e sicuramente, ripeto, farà un finale campionato importante. La settimana scorsa era ospite qui nei nostri studi, aveva parlato di una squadra sicuramente, o comunque di una idea su come affrontare questa Ancona similare a quella del Giulianova, no? Cioè chiudere gli spazi e tutto il resto. Invece abbiamo visto una squadra che è andata anche a pressare alta l'Ancona, impedendole di cominciare il gioco dalla difesa sostanzialmente. Sì, perché è la mentalità di Amaulo per quanto riguarda le partite interne. Io ho visto come Sauro la partita dell'Elvia Recina, in cui la Recanatese ha aspettato un po' la squadra di Favo imbrigliandola nei primi minuti e poi trovare il gol a fine primo tempo e riprendere lo stesso ritmo nella ripresa. Ieri invece è andata a aggredire l'Ancona, alla ricerca proprio anche del gol del vantaggio, senza aspettare che gli uomini di Cornacchini incominciassero a esprimere il loro gioco. Se l'ha giocata praticamente alla pari, infatti con un'altra squadra forse avrebbe colto il pareggio. Poi ha trovato queste due bocche a fuoco. Loro ieri hanno preparato la partita non per palleggiare bassi, secondo me volevano subito verticalizzare, volevano andare proprio sul concreto e si è visto subito. Quindi questo pressing alto sì, però non è che ha dato molto fastidio. Loro volevano fare le ripartenze e giocare sulla seconda palla. Sono partite che puoi palleggiare, altro un po' di meno. Esatto. Allora, tanti sms per Bondi, li cominciamo a leggere, perché ci sono anche delle domande, insomma, per il nostro ospite. Daniele ci scrive: un saluto al grandissimo Bondi, portaci via da questa categoria. Volevo sapere cosa pensa la nostra tifoseria, forza Ancona. La curva è spettacolare. È una delle migliori che ci ho giocato, davvero. Allora, magari se ci fosse un po' di più di gente alla curva ancora meglio, però non c'ho nulla da dire a loro, anzi. Altro sms? Grande Raffael, stai entrando nel cuore di noi tifosi dorici, sei sprecato per questa categoria, meriti di più, come merita di più questa città e i suoi ultras. Speriamo che con la sua tecnica e i tuoi gol torneremo presto nei professionisti. Ancora non capisco certi cambi e certe scelte di Cornacchini. Ancora? Bondi, a quale giocatore ti ispiri? Io? Sì. Ma non ci o forse se ne avevi uno, magari quando eri agli inizi. Ah, ma quando ero agli inizi mi ricordo ancora
parlo sempre con i ragazzi, nei mondiali del 94, quando c'era Romario, con la bellissima partita finale, no? Che abbiamo vinto contro l'Italia. Vabbè, questo è una parentesi, insomma, felicissima. Okay. Perché mi piaceva molto Romario all'epoca, infatti prendevo la palla quando giocavo con i miei amici, ah, prendo la palla Romario, rigore, Infatti un altro sms di un tifoso dice questo: Rafael, sei un grande, i tuoi slalom mi fanno impazzire, continua così. Quindi quando eri piccolo avevi iniziato con gli slalom alla Romario, adesso cerchi di riportare qualcosa. Mi piaceva molto. Allora, ancora? L'Ancona sta dominando questo campionato, manteniamo un profilo basso e portiamo a casa questo campionato. Per Bondi, quali aspettative ti hanno spinto a venire in Ancona? Ma ti dico la verità, quello che mi ha spinto a venire qua è stato Marcaccio, perché poi stavo in Brasile, non avevo più voglia di giocare perché mi ero stufato. E stavo lì, avevo le mie attività. E quando lui mi ha chiamato, però mi sono messo a pensare un attimo, magari guarda se può fare, perché è un grande uomo prima di tutto, quindi mi ha chiesto se ero disposto a gli dare una mano. Mi parlo dell'Ancona, ho detto allora, sapevo che era una gran piazza, conoscendo lui ho detto andiamo a vedere, non mi pento della mia scelta. Quello che molti chiedono è anche, insomma, come potrebbe finire l'anno prossimo, se possa esserci un continuo o se questa esperienza si limita soltanto a quest'anno. È una tua idea comunque quella di continuare con l'Ancona anche l'anno prossimo? Io quello che parlo con Sandro è di continuare, anche perché io credo che il mio vero valore verrà fuori solo dopo, perché quest'anno manca tanto a livello fisico ancora da migliorare, perché dopo che sta un anno fermo è dura di prendersi. Tanta ruggine. Come quella di ieri, la ruggine. Quindi ci serve un po' di tempo per riprendersi. Io credo che, soprattutto fisicamente parlando, il vero valore fisico mio verrà fuori solo alla distanza. Quindi cerco parlando con Marcaccio, un progetto, anche perché sono giovane ancora, capito? Quindi, fuori di dubbio questo. Sono cosa under, quindi. Altro sms, questo è un bel paragone, credo. Simone ci scrive: ma come se segna Cristiano Ronaldo, così è da pallone d'oro, ma se ci segna Rafael è una papera del portiere, non scherziamo. Bondi un gol da Champions League, grazie, continua così, campione. Grazie. Oh, forse non so se il paragone con Ronaldo ti soddisfa, però non so se c'è un po' di rivalità tra Brasile e Portogallo invece per la lingua. No, nessuna rivalità. Perfetto. Solo un po' con Tavares. Senti, un altro sms ancora un po', diciamo, sul personale, ecco. Ciao Bondi, come ti trovi in Ancona? Ti ricorda il tuo Brasile? Non ho capito. Come ti trovi in Ancona? Ricorda il tuo Brasile? È per il mare, un po' per il mare, sì. Porto Novo, Copacabana. Più o meno. La sabbia. Un po' più umidità. Ognuno ha le sue bellezze. Sì, ma a mia moglie, per esempio, è rimasta... A bocca aperta. Sì, perché non si aspettava. Ha detto, un posto straordinario. In Brasile invece noi come non abitiamo sul mare, quindi non è che... Però qui è rimasta proprio contenta di qua. Poi abbiamo avuto tanta assistenza per il nostro figlio, che abbiamo delle necessità speciali per lui, quindi è stata una bella sorpresa la città di Ancona su questo punto di vista. E questo incide molto in un futuro biancorosso, se la famiglia si trova... Ah, questo sicuramente. Sì, senz'altro. Anche perché arriva una certa età, le tue priorità non sono più quelle di una volta, quindi io quando faccio una cosa devo prima pensare a loro, dove sistemare, di trovare migliori condizioni, quindi quella è la prima cosa. Cosa che non c'entra niente con l'Ancona e con quest'anno, però una
Una curiosità, come vive il Brasile il percorso di avvicinamento al grande evento di quest'estate, cioè della prossima estate? È un casino lì, un caos, mamma mia. Già quando ci stava la Confederations Cup, adesso c'era già un casino, quindi immagina, cioè, posso immaginare quello che sarà fra sei mesi. Cambiato anche molto proprio a livello... non soltanto economico il tuo paese, no? Credo negli ultimi anni ha avuto... Nella città dove abito io non è cambiato tanto, perché è una città giovane, una città moderna, però a Rio, a São Paulo, questi posti così, è cambiato tantissimo. Proprio la struttura della città, hanno fatto delle cose apposta perché dopo i mondiali ci sono anche le Olimpiadi, quindi cioè, stanno cambiando proprio la struttura della città, il transito, il traffico, queste cose così, quindi... È un caos, ora come era un caos. Oh, sul fatto che tutto il Brasile creda, spera e tifi per il Brasile che vinca il mondiale, no, una domanda più che banale. Ma lo vinceremo, questo è poco ma sicuro. Torno invece più sul concreto, più su quello che ci riguarda a noi da vicino con questo SMS di Gianni. Scrive Raffaele, perché non prendiamo mai rigori? Tu sei un grande, Sauro sembri suo fratello. Minore. Sì. Perché non prendiamo rigori? Perché l'Ancona ha preso uno da Civitanova. Poi abbiamo preso uno contro Boiano. Più che altro la domanda è perché non li tiri te? No, tira biso, tira meglio di me. Sì, io non so tirare niente. Ha preso quasi un rigore quel giorno contro di noi, ha preso quasi un rigore per sì, esatto. Sì. Che praticamente dopo. No, ma meno male che siamo primi senza rigori, no? Magari verranno quando serviranno. Quando serviranno, magari se un po' di difficoltà, rigori. Senti, invece che differenza hai trovato tra la Serie D e tutti gli altri campionati in cui hai giocato nella tua prima parentesi in Italia, compresa la Serie A con il Messina, tanta Serie B, tanta Serie C? La differenza c'è, insomma, si vede? C'è tanto agonismo. Tanto agonismo, e poca, non c'hai tanta qualità. Quelle squadre che hanno un po' di qualità sono quelle che si vedono in classifica, che sono proprio in classifica un po' più alta. Termoli, Maceratesi, sì. Giulianova, poi cioè, sono squadre che hanno un po' più di qualità. Anche la Vispesa c'è una buona qualità. Sì, c'erano giovani. Esatto. Sì. Molta, ogni tanto anche molta confusione, secondo me, in alcuni si alcune scelte. Sì, c'era sopra il ritmo, esatto, qualità. C'è un po' di confusione. Contro la Miternina c'è stata una confusione in mezzo al campo, una roba, un casino che... Cioè, fai fatica anche a giocare, rispetto a... La CIA anche c'è tanto agonismo, infatti, però c'è un po' più di organizzazione. Il vostro di chi scende dalla categoria importante è quello di adattarsi, perché molte volte sì. Te ragioni con una logica, esatto. Di un vissuto tuo, e poi ti ritrovi in un po' di confusione. Sì, diciamo. Sì. No, ma io credo che... Cioè la bravura vostra di chi ha fatto, che c'ha qualità superiore, mettersi e subito capire i meccanismi come della categoria. Si deve pensare anche una tripla marcatura che Raffaello sì. Era doppia marcatura nel suo ma, ma questo mi fa crescere anche come un giocatore, perché poi uno comincia a imparare, non devi puntare a tre, puntare, cioè scarica, vai nello spazio, cioè vale anche come scuola. Però davvero c'è tanto agonismo, cioè anche le squadre magari meno blasonate corrono, pressano, urlano, fanno di tutto. E quindi diventa tutto molto difficile. Comunque c'è anche il fattore che ho detto prima, che giocare contro l'Ancona, sì. L'abbiamo sperimentato sì. Due anni fa, no? E per tutte è la partita della vita. Bravo, è la partita quindi della vita, quella partita sì. che si prepara dal martedì in un certo sì, modo. Sì. Che no, ma il mister, infatti, il mister ci dice la stessa cosa. Dice, io ce lo dice sempre, che quando allenava le altre squadre non aveva bisogno di preparare la partita contro l'Ancona sotto lo spirito agonistico, perché i stimoli venivano da soli. Sì, quindi. Tu pensi che Giulianova prima di battere aveva perso, aveva pareggiato in casa con la Miternina e per poco non pareggiava ieri in casa con la Jesina stessa, eppure con Aldercona ha fatto la partita perfetta praticamente. Ma io contro Giulianova e loro hanno fatto una bella partita dal punto di vista
Difensivo. Difensivo. Perché hanno entrato una volta in porta, per amor di Dio, ci mancherebbe altro. Cioè, hanno vinto, però hanno fatto un tiro in porta. Cioè, capita queste cose in questa categoria, che tu vai a perdere subendo un tiro in porta. Capito? Quindi... Purtroppo è il bello e il brutto del calcio a seconda di chi vince o di chi non vince, insomma. Ci mancherebbe. Sicuramente invece... Ieri ce lo ha detto il campo, grazie alle due giocate dei singoli l'Ancona ha vinto, abbiamo qui Bondi, ma ascoltiamo adesso anche colui che ha aperto il match con un gol di destro e parliamo di Degano, sentiamo. Non è per il gol che vivo, quindi sono contento perché comunque un gol è importante, soprattutto per chi gioca davanti, però ero voglioso di fare una buona partita per la squadra e soprattutto di ottenere i tre punti che per noi erano fondamentali. Non facile, partita non facile quella di oggi. No, una Recanatese molto organizzata, bravi, che comunque ci ha creato delle difficoltà, però siamo stati bravi a fare, secondo me, una buona partita. Cosa vi è mancato nel secondo tempo? Merito loro o anche un po' di demerito da parte vostra perché non trovavate magari la giocata giusta? No, una partita dove loro hanno spinto sull'acceleratore, noi eravamo avanti di 1-0, abbiamo cercato di mantenere questo risultato per poi magari colpire in contropiede, quindi... Non abbiamo rischiato niente, quindi l'abbiamo gestita bene. Torno un attimo sul tuo gol, un'azione di quelle classiche per come intende il mister la posizione tua e di Tavares. Sì, io ho quelle caratteristiche, quelle qualità, il mister oggi ha voluto che giocassi in quella posizione. Sono molto contento perché ripeto, quella è una posizione in cui mi trovo molto a mio agio e penso che si sia visto. Però ti sei rivisto anche esterno in una parte del secondo tempo. Sì, era da tanto che non ci giocavo. Devo dire anche con buoni risultati, quindi no, sono contento per la prestazione soprattutto della squadra mia, perché è venuta chiaro dietro a una prestazione importante della squadra. Allora, SMS dopo le parole di Degano. Ma mi potete spiegare perché Cornacchini toglie sempre per primo Sivilla? Che rabbia, secondo me nonostante il gol era Degano che doveva essere sostituito per primo ripristinando il 4-3-3 solito di partenza. Bondi e Sivilla devono giocare sempre, anche con una gamba sola. Non dite che Degano ha fatto una gran partita. Vogliamo spiegare perché Sivilla esce sempre per primo? Come facciamo a spiegarlo? No. Difficile. Invece, cambiando domanda, cercando di prendere spunto comunque da questo pensiero. È ovvio che, qui chiamo in causa il mister, tante scelte... comporta anche il fatto poi che magari per far giocare qualcuno si deve togliere un altro e non sempre ci si può azzeccare, spesso però sì, e anche Sivilla, come comunque detto prima, ieri non ha vissuto una grandissima domenica, anche per merito della Recanatese, perché Sivilla abbiamo visto che comunque quando ha spazi diventa praticamente immarcabile. Ma guarda, comunque intanto parliamo della squadra prima in classifica con 3-4 punti di distanza e senza considerare il punto che ha tolto all'inizio. Quindi, e poi penso che da collega, da allenatore Giovanni, che siamo, tra l'altro ci conosciamo molto bene, deve gestire uno spogliatoio importante. Gestire lo spogliatoio è importante, e parlavamo voce ferme che sono giocatori in panchina che hanno fatto la Serie B, Degano stesso, Cazzola, quindi sotto certi aspetti togliere Sivilla che ha fatto sempre queste categorie, ma gestisci togliendo lui che comunque sta facendo bene, che è già entrato nel cuore dei tifosi, non è quei 20 minuti che possono creargli qualche problema, magari in questo modo faciliti il compito agli altri tuoi compagni, parlo di Siviglia, e gestisci uno spogliatoio di gente importante. Ecco, secondo me sono queste un po' le scelte, dopo al di là dell'assetto tattico, delle qualità tecniche, comunque Siviglia è un altro che quando c'è a fare la fase difensiva lo fa e si sacrifica. Ieri mi sembra che ha tolto il primo tempo una palla importante, Sivilla era quasi a ridosso dell'area piccola, sì, però giustamente Degano ieri ha fatto gol e il mister l'ha voluto tenere in campo fino alla fine. Anche perché poi magari si leggono le puntate scorse,
degli sms perché magari si vorrebbe vedere in campo poi Cazzola, allora per farli giocare sì. Tutti bisogna cercare di dare minutaggio, ma comunque se deve entrare uno bisogna toglierne un altro. Ci sono un paio di sms sulla forza di questa squadra, li leggiamo. Secondo me siamo stati molto fortunati, questa squadra ancora non decolla e delude sul collettivo. Abbiamo la fortuna di avere dei singoli all'altezza della situazione, non una squadra all'altezza della situazione, come dice Bondi. Buona serata. Invece c'è quest'altro sms, così ne traiamo spunto. La forza dell'Ancona sono anche gli under finalmente azzeccati. Come sono gli under di questa Ancona, Bondi? Bravissimi, molto bravi, molto molto bravi. Ieri si è finito con un centrocampo composto in pratica da due under e un over, cosa che magari in D si vede, soprattutto per squadre che tendono a puntare soltanto a vincere, si vede quasi mai. No, ma questo è un buon segnale. I nostri under sono tutti bravi e partita dopo partita crescono. Non si vede che sono under? No, vedi Barilaro ha fatto un percorso di crescita dal ritiro fino a oggi, è cresciuto tantissimo, di Dio. Fisicamente è un giocatore che non ha a che vedere neanche con la C, perché io sono stato di C, lui è proprio di un'altra categoria, fisicamente di un'altra categoria, cioè di Serie B in più, perché fisicamente è un mostro. La sorpresa, scusa, Bambozzi pure. Bambozzi sì, che lo conoscevo, però il portiere, ragazzi. È un portiere che non sembra un 95, cioè è un portiere che ti dà personalità, bravo. Poi è un ragazzo che ascolta, quindi molto Gelonese stesso. Che... Gelonese, cioè Gelonese ha fatto pure gol già, ma tutti. Tu assist tra l'altro. Sì, no, ma tutti. Tutti i nostri giovani sono bravi, soprattutto intelligenti, questa è la cosa importante. Allora, un ultimo sms e poi spazio alla nostra rubrica. Ela. Giuste le scelte di Cornacchini, forse ora sono finite alcune critiche sul mister. E invece no, è quello che traiamo da altri sms. Diamo spazio alla rubrica della nostra Giulia. Lanciamo la rubrica di Giulia Dionisi, il migliore per qualità e amore. Salve a tutti, siamo qua come ogni lunedì da Qualità e Amore con il nostro sponsor per il meglio o il migliore per Giuseppe Cingolani. Intanto Giuseppe, ti vuoi fare gli auguri di buon compleanno. Grazie, ieri l'Ancona mi ha fatto un gran bel regalo, perché ieri io finivo 50 anni e siccome la squadra ieri a pranzo ha pranzato qui alle 11, ha pranzato tutto leggero, non ha mangiato le bistecche perché sennò non poteva correre come ha corso, e allora ho chiesto al mister Cornacchini e al direttore Marcaccio di farmi un bel regalo. E questo regalo si è avverato, perciò sono doppiamente felice, perché 50 anni l'Ancona ha vinto fuori casa e mi hanno fatto un bel regalo 2-0, bene io, bene i tifosi, con il mio sconto al 50% ogni lunedì, è andato tutto bene, sono molto felice per questo. Beh, quindi diciamo che è stata una vittoria sia personale che in campo e quindi un po' di tutti anche. E secondo me il migliore ieri è stato Degano perché ha dato seguito alle sue parole, ha detto che avrebbe dato il massimo in campo e ha vinto, ha segnato, ha sbloccato il risultato. Come noi da Qualità Amore, alle parole facciamo seguito i fatti, perciò siamo noi di qualità sempre, facciamo prodotti, carni speciali, menù speciali per i tifosi, tante cose belle, adesso si avvicina il Natale, perciò faremo dei pacchi natalizi di carne, perciò siamo sempre in movimento, come il centrocampo dell'Ancona ieri ha fatto belle cose, ha fatto delle cose importanti, sono stati concentrati e hanno portato a casa un grande risultato. Beh, infatti complimenti per il risultato dell'Ancona, per Qualità Amore, come hai detto tu adesso, seguono i fatti, perché qua comunque sia viene dimostrato che si mangia benissimo davvero. Mangia benissimo, abbiamo una bella brace, poi si vede da qui, calda, tutto scottadito, verdure grigliate, bistecche, spiedini, salsicce, tante cose, carni dal mondo, carni marchigiane. Ora, se uno ad Ancona vuole mangiare la carne, come Dio comanda, deve venire
Ah, qualità e amore, perché noi facciamo il massimo come sta facendo l'Ancona, perché noi vogliamo raggiungere il massimo, vogliamo essere sempre primi in classifica, come è l'Ancona adesso. Perciò ragazzi, se volete essere primi in classifica, in tutti i sensi, da qualità e amore lo sarete sempre. E allora ci vediamo qua da qualità amore, mi raccomando, prossimo lunedì, e anche per mangiare naturalmente. E salutiamo il nostro ultimo saluto sempre, quindi sì. Forza Ancona. Forza Ancona, forza Ancona. Qualità amore. Qualità amore. Arrivederci, ciao. Allora, prima di andare in pausa, leggiamo la classifica dei marcatori dopo la 14ª giornata di campionato. In testa un trio composto da Cacciatore del Mateli, Cappanico tra Boiano e Isernia, Ceccarelli del Sulmona con 9 reti, poi Sivilla dell'Ancona, Stefanelli del Fano, Noman della Recanatese, Pedalino della Minternina, D'Angelo del Sulmona con 7, Degano dell'Ancona, Pazzi della Civitanovese, Miani del Termoli con 6, Tavares dell'Ancona, Berardi e Cardinali della Jesina, Cavaliere della Maceratese, Galli della Recanatese, Dos Santos ed Esposito del Giulianova, Genchi del Termoli con 5. Ci saluta Aldo e noi ricambiamo i suoi saluti e intanto ella ci fermiamo. Diamo lo spazio agli sponsor per la pubblicità, ritorniamo tra poco con la terza ed ultima parte.